Weekend pieno di emozioni, competizioni, velocità, questa tantissima, e di adrenalina, quello che abbiamo appena vissuto all'interno del tracciato austriaco del Red Bull Ring in occasione del World Series by Renault, campionato questo assolutamente di prestigio per il motorsport mondiale. Le nostre telecamere di Allrace TV hanno seguito da vicino la categoria Formula Renault 3.5, vetture da oltre 530 cavalli e che si avvicinano tantissimo alle attuali Formula 1. Queste monoposto infatti sono il gradino appena inferiore alle tanto sognate Formula 1. In quel del Red Bull Ring abbiamo incontrato il driver veneto Riccardo Agostini, unico pilota italiano presente nella serie. Prima di andare a vedere come sono andate le cose, sentiamo subito Claudio Corradini, team manager Z Corse, squadra corse che ha dato fiducia in questa tappa austriaca al pilota padovano. In questo momento ci troviamo nel box Z Corse con Claudio Corradini. Insieme a lui vogliamo un po' svelarvi appunto come viene vissuto un weekend World Series by Renault. Ciao e buongiorno a tutti, benvenuti a Red Bull Ring e benvenuti al box di Z Corse. Come tutti i team della World Series abbiamo due vetture, solo due vetture sono ammesse per ogni team. Noi siamo molto felici di portare al debutto in questa gara Riccardo Agostini, grande promessa dell'automobilismo italiano. Siamo un team di licenza italiana, io sono italiano per cui ho un ulteriore significato patriottico in questo. Unico pilota italiano oggi? Sfortunatamente unico pilota italiano nella World Series e niente, cerchiamo di dargli il miglior attrezzo possibile. Chiaramente per Riccardo essere al debutto è abbastanza difficile con tutti gli altri ragazzi che stanno correndo qua già da almeno 5 mesi, quindi hanno molti chilometri sulle spalle e l'attrezzo che gli possiamo dare si costruisce in un lavoro di varie settimane, però si concentra in 3 giorni sul circuito. Il giovedì si monta, però veramente quando si fa sul serio è venerdì, sabato e domenica. Ecco, quindi sono appena terminate le libere 1, abbiamo visto che comunque ci siete, Riccardo ha fatto bene. Sì, siamo contenti del primo approccio di Riccardo su questa pista, chiaramente c'è molto lavoro da fare e speriamo di poter fare progredire nel lavoro come si deve, perché è tutto un lavoro programmato che ovviamente può prendere varie direzioni a seconda delle indicazioni del pilota. Assolutamente, una grandissima esperienza per Claudio Corradini nel mondo del motorsport ad altissimi livelli, infatti è stato tecnico del cambio per Benetton, Ferrari, Barr, insomma tutte le squadre di Formula 1 più importanti le hai viste. Beh, se vogliamo mi manca la McLaren, però visto che sono stato praticamente sempre in competizione con loro non potevo pretendere di più, no? Sono già 32 anni che sono dentro al motor racing e sì, ho fatto le mie belle esperienze passate e adesso devo cercare di sfruttare tutte le mie esperienze a metterle a frutto per Z Corse. Quindi sicuramente Riccardo Agostini non poteva capitare in team migliore. Ora ti lasciamo andare perché sappiamo che qui di lavoro ce n'è sempre tantissimo. Volevamo solo fare un piccolo bilancio di questi weekend marchiati World Series, perché sappiamo che poi nel corso del weekend, e naturalmente poi ci aiuteremo con le immagini, più di 10.000 persone invadono le tribune. Sì, la formula della World Series by Renault è un'ottima formula perché è aperta a tutto il pubblico e quindi invoglia a una famiglia intera a poter venire ad un fine settimana, cosa che in una gara della Formula 1 non te lo puoi permettere. E l'organizzazione, la Renault, prepara vari eventi durante il fine settimana proprio per intrattenere la gente non solo sulla pista ma anche fuori dalla pista. Ci sono normalmente musei o varie cose da poter vedere, per cui è veramente un'ottima giornata per una famiglia e nei circuiti più popolari arriviamo fino a 100.000 persone. Però sicuramente tantissimi, tu hai parlato di Formula 1 ma qui non è che si vada molto lontano. Per niente,
se potreste vedere un po' più la macchina da vicino, è praticamente come una Formula 1 di una decina d'anni fa. Quindi la macchina addirittura come dimensioni è più grande di una Formula 1 attuale, ha da 530 a 540 cavalli e un effetto suolo abbastanza pronunciato. Infatti questa vettura al momento è in competizione con la GP2 in fatto di velocità, per cui è una macchina oltretutto molto che richiede molto sforzo fisico per poterla guidare a queste velocità. Immaginiamo, poi anche se siamo in Austria fa caldo e poi un parco partenti importante. Sì, molto importante. E in questi ultimi anni la World Series by Renault ha sfornato parecchi piloti che sono finiti in Formula 1. Possiamo ricordare che il 60% dei piloti in Formula 1 al giorno d'oggi sono passati da World Series by Renault, e fra i quali lo stesso Vettel. E anche adesso ci sono almeno una decina di piloti molto competitivi che vi rassicuro vedremo prossimamente in Formula 1. Parlando di piloti, poi ti lasciamo davvero andare, tu hai preso in mano Riccardo Agostini da pochissime ore, naturalmente rispetto ai suoi avversari ha fatto pochi chilometri, come lo vedi come pilota? Allora, come pilota lo vedo molto maturo intanto, ed è una cosa importantissima, perché una cosa che ho notato nei miei anni, i piloti che vanno forte normalmente sono più maturi rispetto alla loro età, quindi questo è già importante. Ha uno stile di guida suo, come tutti, ed è preciso, molto preciso e molto meticoloso. Sì, meticoloso, perfetto, molto meticoloso nelle sue cose, e questo è molto importante, perché per poter arrivare da una qualche parte bisogna lavorare con metodo. Inedito impegno quindi per Riccardo Agostini, che ha fatto il proprio debutto ufficiale nella Formula Renault 3.5 in occasione dell'appuntamento della World Series sul circuito austriaco del Red Bull Ring. Il padovano, come detto, si è infatti accordato con il team Zeta Corse, in cui ha preso di fatto il posto di Carlos Sainz Jr. Agostini è andato così ad affiancare tra le file della squadra di Claudio Corradini l'inglese Will Buller. Sei con un World Series Renault, macchina totalmente diversa dall'AutoGP a cui eri abituato a guidare. Sì, sicuramente una vettura completamente diversa. Per me possiamo dire la prima esperienza, anche se avevo potuto fare una giornata lo scorso anno con il team Draco ad Alcaniz. Sicuramente non facile come primo approccio ritrovarsi qui in gara direttamente con poco tempo a disposizione per capire come sfruttare al meglio la macchina. Comunque sto cercando di fare esperienza, di accumulare comunque nuove nozioni per cercare di aumentare il mio bagaglio di esperienza. Ecco, sicuramente possiamo dire che questa vettura è molto simile a un Formula 1. Ah, sicuramente è una vettura che ha molta aerodinamica, si può sfruttare appunto molto il carico in frenata, a metà curva, e ha delle caratteristiche tecniche che ti permettono anche di fare le curve molto, molto veloce, e quindi appunto per questo è difficile trovare il limite. Oggi durante le prove libere 1 hai fatto l'11° tempo a 7 decimi dai leader, che sicuramente hanno molta esperienza e hanno partecipato a tutto il campionato quest'anno e a alcuni anche a quelli degli anni precedenti. Cosa ti aspetti per le crono di domani e per la gara 1? Sì, le prove libere sono andate discretamente bene e per le crono di domani sicuramente sarà un po' più paritetica la situazione, in quanto partiremo tutti con gomme nuove, e quindi sarà lì la vera
prima, diciamo, il vero primo confronto dove tutti potranno esprimersi al meglio e vedere realmente dove siamo. Gara 1, scattato al comando, Sorensen ha sempre tenuto la prima posizione, mantenendo una notevole concentrazione quando per due volte è entrata la safety car. Successo meritato per il pilota che attualmente è inserito nel programma Junior Lotus. Bel secondo posto invece per un concreto Nigel Melker, che sembra aver imboccato la giusta via. Sul terzo gradino del podio, contento quasi come se avesse vinto, Magnussen. Quarto posto per Will Stevens di P1 by Straka. Pick ha colto un ottimo quinto posto per AVF, mentre Buller ha regalato un'altra bella soddisfazione a Z Corse dopo la quinta piazza di Mosca. L'inglese è risultato anche il primo tra i rookie. A punti Marlon Stockinger su Lotus, ottavo davanti ad André Negrao, autore di un primo giro incredibile. L'italiano di Z Corse, invece, Riccardo Agostini, da 23esimo al via si è portato subito al 17esimo posto, ha poi perso due posizioni finché, alla prima curva, ha compiuto un bel sorpasso a Mattias Lein. Ma è andato largo, ha perso aderenza e si è girato. In gara 1 il Veneto si è quindi reso autore di un'ottima partenza in cui ha immediatamente guadagnato 7 posizioni, portandosi 17esimo e lottando nel gruppo di centroclassifica prima di essere spinto sull'erba da un'altra vettura. Sicuramente sono riuscito a fare una buona partenza rispetto a quelle precedenti che facevo in AutoGP, ho guadagnato 5 posizioni, il ritmo era buono nei primi giri, dopo alcuni contatti hanno creato un po' di confusione nel gruppo davanti a me. Ho cercato di passare un pilota alla prima curva, poi mi sono trovato ad andare lungo e non avere grip sufficiente in pista in quanto ho preso un po' l'erba sintetica e quindi ho terminato la mia gara. Il format World Series sicuramente aiuta un po' di più i piloti, nel senso che se va male la prima gara comunque hai l'opportunità di rifarti se hai le potenzialità tecniche e velocistiche, quindi sono sicuro che per noi domani sarà un giorno migliore dove riusciremo a mettere in pratica l'esperienza accumulata in questi due giorni. Sorensen è stato impeccabile anche in gara 2, l'unico momento difficile alla ripartenza della safety car, quando Kevin Magnussen ha tentato l'attacco, ma senza successo. Magnussen, al via dalla seconda fila, ha superato Nigel Melker e si è tenuto ben stretto il secondo posto. Terzo in gara 2, Nigel Melker, come detto, che completa un ottimo fine settimana per se stesso e per Tech One. Gran prova invece di Sergei Sirotkin. Buller saluta l'Austria con un sesto e un quinto posto che gratifica il lavoro del Team Z. Stevens ha chiuso sesto, bene Marlon Stockinger, buona prova invece di Nico Müller della Draco, ottavo. Riccardo Agostini si è riscattato in corsa dopo una difficile qualifica. È stato l'ultimo a effettuare il cambio gomme e ha segnato ottimi tempi sul giro, quinto crono assoluto, che gli hanno permesso di rientrare in pista 14esimo, grande rimonta quindi da ultimo. Per un paio di giri è stato anche in seconda posizione. In gara 2 Agostini ha quindi interpretato la corsa come doveva, ottenendo alla fine il quinto giro più veloce, attestandosi costantemente sui tempi dei primi, effettuando un pit stop perfetto ed arrivando a lottare per le prime 10 posizioni, prima di avere un contatto con un avversario e di ritirarsi con una sospensione KO. Da segnalare che il driver padovano ha fatto siglare il best time della gara assoluto nel secondo settore. Molto significativo anche il fatto che per alcuni giri è stato in seconda posizione.
Soddisfazione anche nel team, quindi, che ha indubbiamente apprezzato il lavoro svolto da Riccardo nel corso di tutto il fine settimana. Analisi sicuramente positiva di gara 2 per Riccardo Agostini in questo weekend caldo a Red Bull Ring, dove sei uscito quando mancavano 8 minuti, però c'è da segnalare che partendo ultimo hai fatto una grande rimonta, avete prolungato il pit stop, e da segnalare questo strepitoso best lap nel secondo settore. Ma sicuramente sono più contento rispetto a come sono andate le qualifiche. L'obiettivo era quello di migliorare più la prestazione sul giro, essendo un po' più veloci rispetto a questa mattina, più che ottenere un risultato finale di rilievo. Sicuramente raggiungere una top 15 partendo ultimo era il mio primo obiettivo, che purtroppo è svanito a pochi minuti dalla fine. Sono comunque soddisfatto del lavoro che ho fatto, anche se è stato un weekend in salita, e che però spero sia di aiuto per me, per la mia esperienza e per le prossime gare. Ok, sicuramente ti rivedremo nei prossimi appuntamenti di questo campionato World Series by Renault. Ah, sono fiducioso di poter continuare il campionato, mi sono trovato bene con il team Z Corsa e vorrei ringraziarli per avermi dato questa opportunità. Speriamo di rivederci al prossimo appuntamento a Hungaroring. Ecco, Riccardo Agostini dovete sapere che è in partenza per Miami, adesso noi lo invitiamo a salire in macchina e a salutarci, e buona partenza, divertiti a Miami e ci vediamo al tuo rientro. Grazie Ricky!